Si è svolta a Palazzo Lascaris, su iniziativa del Comitato Diritti Umani, una conferenza stampa per rendere pubblica anche in Italia la storia di Andrea Giuliano, attivista LGBT aggredito in Ungheria e costretto a rientrare in patria dopo attacchi e minacce alla sua incolumità fisica. Durante l'incontro è stata ufficializzata la nomina del Presidente del Consiglio, Mauro Laus, a referente per le pari opportunità della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Regionali. È una triste vicenda quella del nostro connazionale Andrea Giuliano. È intervenuta l'ambasciata italiana, il ministro degli esteri Gentiloni, ci siamo attivati noi e io in qualità di presidente del Comitato dei Diritti Umani, si è allertata la rete di protezione che nella nostra regione è molto forte. In quell'occasione mi sono permesso di dare l'annuncio che mi sono proposto e sono stato eletto in seno alla conferenza dei presidenti dei consigli regionali quale rappresentante e coordinatore delle pari opportunità, una carica ricoperta sempre da donne, è la prima volta che viene ricoperta da un uomo e quindi avrò il compito di declinare questo incarico sulle diverse forme contro la discriminazione. Credo che sia il compito di tutti noi quello di denunciare le ingiustizie, credo che sia il compito di tutti noi quello di agire affinché questi attacchi sia fisici che psicologici smettano e pretendere che le autorità svolgano un lavoro super partes e adeguato nei confronti di tutte le vittime e pretendere che la politica e soprattutto io direi la scuola, l'istruzione si prendano cura di creare una società che non permetta l'uso della violenza e della discriminazione.